Buongiorno a tutti, buon quasi Ferragosto, siamo a Gattico a fare l'ultima prova, l'ultimo test, sabato 10 agosto, fa un caldo clamoroso, mi sono appena lavato completamente grazie alla doccia che ci fornisce il Gattico Rugby, grazie Gattico Rugby, all'acqua e sto facendo gli ultimi test. Allora, ho fatto il test dei 200 metri lanciati partendo da lì e arrivando fin là, più o meno arrivo a 40 all'ora, spingendo abbastanza senza esagerare, quindi non è male. Ma ho fatto un test molto molto simpatico, quello di visiera alzata, visiera abbassata. Perché ho detto, ma con la visiera alzata sembra di avere un muro. Visiera alzata, adesso vi faccio vedere cosa vuol dire, semplicemente vuol dire tenere alzata la visiera per far entrare un po' di aria. Non perché facesse troppo caldo, in quanto si fa caldo, perché non è che si faccia freddo oggi, però comunque con la presa d'aria posteriore, con la presa d'aria anteriore si sta abbastanza, alla fine abbastanza bene, più sicuro. E come adesso che c'è un leggero venticello. Poi tra l'altro si è coperti sopra, quindi ripeto, non si sta malissimo, non benissimo, ma neanche non malissimo. Allora, visiera alzata significa così sostanzialmente. Quanta differenza fa? Allora, con 51,2 ho fatto due test, 51,2 ho fatto 3-4 km, con la visiera alzata sono 220 watt, con la visiera abbassata sono 140-150 watt. Quindi vuol dire che semplicemente tenendo aperta nella parte alta questa cosa qua, sì, ovviamente incanala tutta l'aria, qui è una specie di tubo che entra, però questa, ecco, è sporcato ovviamente, questo incanalamento vale come da 52 all'ora a 60 all'ora, perché ho visto che più o meno a 60 all'ora questo coso assorbe 240 watt. Sì, come da 52 a 58 all'ora. Quindi si perdono 6 all'ora solamente con quel coso lì. Immaginate una piccola imperfezione, e ci sono tra l'altro sulla carenatura. Per esempio, il portellone ancora non sono riuscito a chiuderlo perfettamente, anche se non si chiude proprio malissimo. Adesso lì c'è un piccolo difetto perché è venuto via. È venuto via un pochettino il vinile, però lo metto a posto. E quindi anche i buchi lì sotto potrebbero fare qualcosa. Non so se ho voglia di chiuderli, perché comunque sì, qualcosa fanno nella parte inferiore. Poi ho fatto un test interessante, il test della mezz'ora, perché un'ora non ce la facevo, non avevo abbastanza acqua. Ah sì, ho messo dentro anche delle nuove la bottiglia della Decathlon con il beverino, vedete, che non è male, devo dire. Se è finito, poi dopo lo riempio ancora ed è venuto fuori che, allora, in mezz'ora un po' tirata, 244 watt, sto coso ha fatto 60,3 all'ora. 60 all'ora, 60,3, superiore a 60 all'ora qua a Gattico. Quindi a questo punto, con le ultime modifiche, non so, la vernice, la ruota interiore in magnesio, che ne so, tutto quello che ho fatto, le correzioni delle piccole imperfezioni, fa tantissimo. Quindi vuol dire che con poco, con mie modifiche solo di perfezionamento, fa una differenza clamorosa. Quindi immaginate di guadagnare sull'FTP, quindi sulla vostra potenza, 10 watt. Ci mettete 2 mesi. Qui basta una visiera leggermente aperta per cambiare totalmente. Questi mezzi sono mezzi spettacolari, perché la tecnica qua, l'aerodinamica, fa veramente tanto. Io mi chiedo come sia possibile che non ci sia, che ne so, una disciplina olimpica per questa cosa qua. Capisco che l'Olimpiade è solamente dell'uomo, ma una disciplina tecnica, una federazione, che non bisogna aspettare altre federazioni, magari avere una federazione. In realtà c'è la federazione, che è quella con cui faccio le gare dei mondiali. Vabbè, comunque peccato, perché veramente qui c'è dentro tutto. Questa, altro che Formula 1 con l'aerodinamica, che conta solo ad avere portanza, ad avere anzi deportanza. Qua c'è tutta l'aerodinamica del mondo collegata alla meccanica. Quindi rispetto al record dell'ora che avevo fatto simulato, diciamo, di Ganna, ho guadagnato più o meno 3-4 all'ora, 3-4 all'ora. Immaginate Ganna che supera di 60 all'ora, di 3 all'ora il suo record, quindi va a 60 all'ora. Va bene, spettacolare, veramente bello. Poi devo ringraziare Elisa perché avevamo sbagliato a fare gli adesivi, vedete, avevamo fatto questi adesivi qua trasparenti, per niente coprenti. Questi diciamo che sono stampati online, tra l'altro abbiamo fatto. Vedete com'è poco coprente il colore? E invece è andata ieri in un negozio che stampa su vinile a Borgo Manero e abbiamo rifatto l'adesivone, quello del il marchio, diciamo, di Marco Ruga.
e un po' più piccolo tra l'altro, quindi sta anche meglio in vinile vero. E poi ieri ci siamo messi lì a ritagliare da un vinile comprato al Brico la scritta di Rev, perché anche quella era una striscia doppia, perché è una scritta doppia, perché era fatta qui su questo sistema, con questo sistema qua, per niente completa, e mi ha dovuto mettere sotto un bianco, e quindi veniva fuori, non dico di un millimetro, ma di almeno 3-4 decimi, mi rovinava l'aerodinamica. E allora ci siamo messi dietro, ieri non è venuto male, a ritagliarlo a mano. Perché metto così il casco? Perché fa da fermo e quindi evito di buttare via le cerniere del cupolino. Sono veramente contento, diciamo che è tutto abbastanza a posto. Ah, un'altra cosa che ho fatto ieri, ho fatto un lavoro, perché mi sono accorto che facevo un po' di rumore anteriore, forse l'avevo accennato. E allora ho rifatto tutta la serie dello sterzo superiore, avevo una serie sterzo, diciamo, nel rottame, con porta cuscinetto, e ho rifatto tutto incollato ed è venuto bene. Fa ancora rumore, perché? Perché mi sono accorto che non era quello, anche se la serie sterzo sopra era comunque difettosa, aveva gioco e aveva cuscinetti che non andavano bene, ho fatto bene a cambiarlo. Non era quello, in realtà è questo sistema qua che avevo fatto vedere che era avvitabile, non so se si vede, c'è questo fermo qua. Avvitandolo, ma perché? Perché quando entravo prima avevo difficoltà, quindi tenendolo su e giù, tirandolo su e giù, tipo volante di Formula 1, avevo più facilità. Adesso ho trovato un sistema che semplicemente sposto il manettino in dentro, perché quando sono fermo il manettino è così. Quando però mi fermo posso abbassarlo così e posso far passare la gamba, quindi riesco a entrare tranquillamente. E quindi non ho più bisogno del manubrio che sia, vedete che comunque riesco a sterzare. Non l'ho ascoltato, eh? Sì, riesco a sterzare. Ma magari lo taglio ancora un pochettino, adesso vedo. Penso che lo fisserò direttamente col classica vite. Poi ho messo il Garmin in questa posizione qua, perché qua non balla, qua balla, e quindi quando andavo veloce faceva così, non vedevo i numeri. Quindi il Garmin adesso lo tengo con la massima dell'umidità all'interno e vedo finalmente tutti i dati tranquillamente. Non è perfetto, ripeto, non è perfetto. Vedete che ovviamente un pochettino qua non è perfetto, però sono molto molto contento. Va bene, a questo punto penso che siamo pronti per i mondiali. Danno un po' di pioggia e tantissimo vento. Quindi secondo me tutta la fatica che ho fatto per perfezionarlo, difficilmente mi consentirà, nonostante tutto, di portarlo al massimo delle prestazioni, perché può darsi, molto probabile, ci sarà talmente tanto vento che si soffrirà a portarlo alla massima velocità. Però è un problema che avranno tutti, quindi va bene così, va bene così. Allora, gli aerei che passano vi salutano, magari ci aggiorniamo domani, non lo so, vediamo. E adesso vado a casa perché sono veramente veramente cotto. Sono già asciutto, incredibile, sono già asciutto. Ci vediamo al prossimo video, grazie di seguire questa serie. Poi vi prometto che faremo anche altro sul canale, se avete voglia di seguirmi, se no fa niente, non c'è problema. Però vedete che è veramente affascinante, poche modifiche consentono di far andare una roba del genere da solo. Sono a livello sicuramente dei migliori velomobili in assoluto e forse anche qualcosa di più, perché qui a Gattico vi assicuro, andare a 61 all'ora per mezz'ora a Gattico qua con una potenza relativamente bassa, diciamo da gara, è tanto, 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 tanto. Con un velomobile qua secondo me potrebbe fare i 58, 59, quelli messi bene. Io ho fatto 61. Giustamente uno streamliner è migliore, però non è detto che anche quelli autocostruiti lo siano. Vedete, ripeto, se avessi fatto male il cupolino, e può darsi che sia migliorabile, è sicuramente migliorabile. Quanto cambia, quanto cambia. Va bene. Ciao a tutti. Ciao, vado bene. Ciao.